Pietro Portaluppi, noto a tutti come Piero, è stato un architetto, urbanista, storico dell'architettura e accademico italiano. Figlio di Luisa Oreste, ingegnere edile, nasce a Milano nel 1888 e studia, laureandosi con tanto di medaglia d'oro nel 1910, presso il Regio Istituto Tecnico Superiore, quello che poi sarà noto come il futuro Politecnico. Piero inizierà contemporaneamente la professione e la carriera accademica, ma fra le sue primissime e curiose attività è bene segnalare anche quella di caricaturista per alcuni giornali satirici milanesi. A parte piccoli lavori, fra cui decorazioni di facciate ed edicole funerarie, la sua prima vita professionale sarà caratterizzata tra il 1912 e il 1926 dalla progettazione di ispirazione neoromanica delle centrali idroelettriche per le imprese elettriche Conti. Nel 1913 Piero sposa Lia Baglia, nipote dell'imprenditore Ettore Conti, e da lei avrà due figli, Luisa e Oreste. Ma arriverà ben presto la Grande Guerra e Portaluppi presterà servizio militare come ufficiale nel Genio. Tuttavia riprenderà immediatamente dopo la sua attività professionale, continuando a progettare centrali sino al 1930. Da questa esperienza Piero trarrà ottimi frutti e si guadagnerà importanti committenze da parte dell'alta borghesia milanese, tra cui la sede del lanificio e canapificio nazionale, la riforma della Pinacoteca di Brera, ma soprattutto la Casa degli Atellani, in Corso Magenta, residenza di Ettore Conti. Ed è proprio grazie al signor Conti che entrerà in contatto con altrettanti noti clienti, in particolare i Crespi, i Fossati, i Campiglio, per i quali realizzerà palazzi, case e omonime ville meravigliose nel cuore di Milano. Insomma, gli anni venti saranno molto prolifici per l'attività di Portaluppi, il quale porta a casa altrettanti prestigiosi incarichi, fra cui il Palazzo della Banca Commerciale Italiana del 1932, il Planetario Epli presso i Giardini Indro Montanelli del 1930 e il Palazzo per la Società Buonarroti Carpaccio Giotto, sempre in Porta Venezia, famosissimo per il suo celebre arco decorato da un motivo romboidale che torna spesso nelle opere di Portaluppi. Piero a questo punto della sua carriera farà un nuovo salto nell'industria, progettando gli stabilimenti per la Società Ceramiche Italiane di Laveno, ai quali seguiranno tra il 1925 e il 1928 i padiglioni Alfa Romeo, Agip e Pirelli alla Fiera di Milano. Evento significativo che lo porterà poi nel 1929 ad occuparsi in prima persona della realizzazione del padiglione italiano per l'Esposizione Universale di Barcellona, nota a tutti per l'altrettanto importante padiglione tedesco di Mies van der Rohe. L'attività di Portaluppi a Milano è dunque intensissima, sarà uno degli architetti più famosi in città, tanto da conoscerla come le sue tasche, e sarà nel 1926, assieme a Marco Semenza, che vincerà il concorso per il piano regolatore della città. 8 anni dopo, nel 1934, inizierà invece il cantiere più lungo ed importante per Portaluppi, il quale si apre con il restauro di Santa Maria delle Grazie, chiesa gotico-rinascimentale che sarà in seguito incaricato di ricostruire dal 44 al 48. Sempre presso la stessa chiesa, lo stesso Portaluppi si occuperà dal 58 al 59 della sistemazione della sagrestia bramantesca. Durante gli ormai passati anni 30, grazie anche al consolidamento della sua attività professionale, Portaluppi muta il proprio linguaggio architettonico, facendosi trascinare da episodiche suggestioni razionaliste. Un chiaro esempio di questa influenza stilistica è la Casa del Sabato degli Sposi, realizzata in tandem con i BBPR per la Quinta Triennale di Milano del 1933, mentre altri importanti edifici appartenenti a questo periodo sono il Palazzo Ina in Piazza Diaz, il Palazzo Ras in Via Torino e quello dell'Arengario, realizzato tra il 37 e il 42 assieme a Griffini, Muzio e Magistretti, in seguito alla vittoria del concorso per la sistemazione di Piazza del Duomo. Ma la guerra riserverà a Piero Portaluppi anche tanto dolore, a segnare la sua esistenza in modo drammatico la morte del figlio Oreste, soprannominato Tuccio. In seguito, nonostante procedimenti di epurazione, Piero continuerà l'attività di insegnamento come preside della Facoltà di Architettura, come presidente dell'Ordine degli Architetti e ricoprendo anche altri ruoli istituzionali molto importanti. Nel mentre rallenterà invece la sua attività professionale, concentrandosi esclusivamente su progetti riguardanti edifici storici milanesi, fra cui Brera, il convento di San Vittore, l'ospedale Maggiore, la Piccola Scala e il Sagrato di Piazza Duomo. Fra gli anni 50 e 60 realizzerà infine diversi progetti con il designer Gualtiero Galmanini e Gio Ponti, fra cui la sede del Banco Ambrosiano e quella della RAS. La Casa dello Studente alla Città Universitaria di Parigi sarà infine uno degli ultimi rari progetti esteri. Piero Portaluppi saluta la sua Milano nel 1967 a 79 anni, spegnendosi nella sua casa in Corso Magenta. Il suo nome e la sua opera hanno meritato l'iscrizione al famedio del Cimitero Monumentale di Milano.